allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La statua di San Felice in Villa Comunale rappresenta un monumento identitario per la comunità. La postura della statua con la mano sinistra rivolta verso il Vesuvio in segno di protezione rimanda alla statua di San Gennaro che è sul Ponte della Maddalena a Napoli e lega la statua stessa a due episodi. Il primo nel 1796, quando la statua fu eretta o probabilmente ricollocata presso il largo del Passetiello, come è possibile leggere da un'epigrafe che è posta sul basamento della statua stessa, e un altro che è relativo ad una narrazione secondo la quale nel 1872 la statua abbia subito una torsione verso sinistra e in questo modo il santo protesse la città in occasione di una eruzione da una nube di ceneri e di lapilli. Originariamente la statua di San Felice non era posizionata qui nella villa comunale, ma era in un sito poco distante da questo. Nel 1846 venne inaugurata la nuova stazione ferroviaria a Nola voluta dai Borbone e più tardi nel 1853 fu necessario un prolungamento della Reggia Strada ferrata, in particolare della linea che portava da Nola a Sarno. E la statua di San Felice era posizionata proprio lì, in direzione di questo prolungamento del nuovo tratto ferroviario, per cui fu necessario traslare la statua in questo nuovo sito. Il colonnello commendatore Fonseca mi manifesta che sulla linea della strada ferrata da protrarsi da Nola a Sarno si incontra una statua di San Felice collocata dopo la stazione di Nola, la quale statua è indispensabile che venga in altro sito di quella piazza trasportata. Proprio nel luglio del 1853, dunque, si riunì una commissione composta da un delegato del vescovo, dall'intendente e dalle maggiori cariche cittadine, che stabilirono il nuovo sito dove doveva essere appunto riposizionata la statua di San Felice. Noi, cavalier Federico Campobrin, ci siamo, previo ufficiale invito, riuniti con l'anzidetto reverendo arcidiacono Don Luigi Minichini, col sindaco di Nola, cavalier Giuseppe De Sena, col capitano del genio militare, cavalier Don Giacomo del Carretto, ed assistiti anche dall'altro architetto civile, Don Gaetano Aulicino, nell'interesse dell'amministrazione comunale. Lo spostamento avvenne a cura e spese dell'impresa che si occupava della realizzazione dell'opera della Reggia Strada Ferrata, e già nel 1853 il vescovo chiese che fosse realizzato un tempietto a protezione della statua che ne era sprovvista nel sito precedente. In realtà
il tempietto poi venne completato, realizzato e completato solo nel 1877. È stata un'opera dello scultore Salvatore Irdi. Quando nel 1853 la statua venne trasportata in questo sito, la configurazione urbana del luogo era completamente diversa da quella attuale. Esisteva ancora l'arce, l'antica cittadella sul promurale difensivo voluta dagli Orsini, e il largo del Carmine, il cosiddetto largo del Carmine, appariva molto informe e poco definito, in un luogo che comunque era uno dei luoghi di accesso alla città. Prima di essere traslata, la statua di San Felice ha subito alcuni interventi di restauro. Già nel 1829 l'amministrazione presieduta da Gioacchino Pagliola commissionò al maestro Antonio Santaniello alcuni interventi. Più tardi, nel 1849, fu l'architetto Emilio De Vero a realizzare un progetto che prevedeva l'appianamento dello spiazzo dove era collocata la statua e la realizzazione di una recinzione. Probabilmente queste opere progettate dal De Vero si resero necessarie per migliorare il decoro urbano, soprattutto in un luogo dove aumentava il flusso di viaggiatori, data la nuova presenza della stazione ferroviaria costruita nel 1846 e voluta dai Borbone. Per noi, o beato felice, affinché siamo fatti degni. La statua di San Felice rappresenta un forte punto di riferimento per i cittadini e per l'intera comunità a Nola. Essa è posizionata in un luogo di accoglienza che è un trafficato crocevia di passaggio e che rappresenta altresì un simbolo di benvenuto per chi raggiunge la città dalla ferrovia o dai paesi vesuviani.